Sul mercato esistono diversi accessori che consentono di innescare boilers, pellets e altre esche dure o semidure senza dover confezionare il classico rig ed usare uno stop pellet o il fermaboiler. Sono piccoli accessori di solito a forma di vite da inserire dentro l'esca e che vanno assicurati al solito capello tramite un occhiello e quindi legati sull'amo con il nonodo. Ci sono diverse situazioni dove gli stopper di qui sopra costituiscono il modo più veloce e pratico per assicurare l'esca al capello. E ci sono esche per le quali la screw è perfetta, vedi i cubetti di carne per il barbell fishing. Ci sono però altre esche per le quali lo stopper risulta troppo grande e visibile e per le quali le stesse screws risultano eccessivamente dimensionate e il più delle volte spaccano l'esca rendendola di fatto inservibile. In particolare parliamo di pellets e micro boilers da 6 e 8 mm. Ci sono, per finire, altre situazioni dove si presenta la necessità di usare una piccola esca sul capello ed è in queste situazioni che il Bite Spike assolve egregiamente allo scopo. Si tratta di uno spillo in materiale plastico molto leggero e resistente che non va a viziare il peso dell'innesco e che quindi può essere impiegato anche per pesche di superficie. Gli spilli, muniti di piccoli ardiglioni per garantire una tenuta ancora più salda dell'esca, vengono distribuiti in due misure che a sua volta diventano quattro. Misura 1, nella confezione ci sono bite spike per inneschi di 7 e 10 mm. Misura 2, per inneschi di 13 e 17 mm. La lunghezza degli spilli è varia.